Bentornati a Focus, l'approfondimento di teleradioR.it. Apriamo la settimana con un ospite che riguarda il mondo ambientalista. Torniamo a parlare del Parco Nazionale del Gargano, a dimostrazione che noi non diamo voce solo al presidente Stefano Pecorella, ma cerchiamo di far parlare tutti su un argomento che sta tenendo con il fiato sospeso soprattutto la comunità del Gargano. Oggi facciamo parlare gli ambientalisti, successivamente daremo la parola anche al comitato della cosiddetta società civile. Intanto il benvenuto al dottor Gianfranco Pazienza, Lega Ambiente Gargano. Benvenuto e grazie a voi soprattutto. Non ci date la parola, ma date uno spazio che le associazioni hanno occupato in queste settimane proponendo un'analisi della realtà. E allora, analizziamo quello che sta succedendo in questi giorni. Sono settimane decisive, importanti per il futuro del Parco Nazionale del Gargano, che è stato istituito ormai da 20 anni, da oltre 20 anni, e però, secondo qualcuno, non è ancora decollato, non è ancora quello strumento di sviluppo per un territorio che ne ha davvero bisogno. Perché non decolla il Parco Nazionale del Gargano nonostante tutto? Una risposta, come posso immaginare, può sembrare tranchant. Non funziona perché la politica probabilmente in questi anni ha dato un peso minore all'importanza delle politiche di sviluppo, di tutela e di cura che il Parco Nazionale del Gargano deve assumere. Ha fatto una scelta di secondo livello, trascurando l'importanza. E questa importanza trascurata deriva dal fatto che il Gargano, tutto sommato, quando è stato istituito il Parco Nazionale, stiamo parlando degli anni 93, 94, 95, ha pensato che il Parco Nazionale fosse l'ennesima invasione. Non capiva invece che era una richiamata alle armi a giudicare le risorse e le potenzialità di questo territorio. Il Gargano doveva e deve, adesso forse è il caso anche di dire che ci sta riuscendo, assumere in proprio la responsabilità di questo patrimonio. Senta Pazienza, perché Lega Ambiente, così come la gran parte delle associazioni ambientaliste, hanno firmato un documento nel quale bocciano la gestione degli ultimi anni del parco, quindi la presidenza Pecorella? Le associazioni hanno lavorato molto in questi ultimi 24 mesi circa, 20, perché stiamo ragionando da maggio 2015. Cosa succede? Arriva il consiglio direttivo dell'ente parco e quindi arriva nel consiglio direttivo dell'ente parco anche il consigliere rappresentante delle associazioni ambientaliste. Fino ad allora il mondo ambientalista non aveva trovato mai un tavolo di confronto con l'ente parco, soprattutto le associazioni non avevano interesse e occasioni a ragionare al loro interno. L'arrivo di Marco Lion a questo consiglio direttivo dell'ente parco ha favorito una ripresa del dialogo. Abbiamo fatto in modo di trovare un appuntamento, l'abbiamo fatto significativamente a Carpino un anno dopo l'alluvione del 2014 per anche cristallizzare uno dei punti deboli dell'azione di pianificazione del territorio, che è quella del dissesto idrogeologico. L'abbiamo fatto a Carpino e lì abbiamo avviato un percorso per sostenere anche la presenza informata del mondo ambientalista all'interno del Consiglio Direttivo, perché Marco Lion non è di questo territorio, è stato indicato dal Ministro, ma Marco Lion ha una storia che lo lega al Touring Club, tra l'altro è stato parlamentare dei Verdi, ha una sua, diciamo, visione nazionale, ma mai prima d'ora aveva presidiato, diciamo, il Gargano, anche se molti di noi lo conoscevano. Quindi da allora abbiamo iniziato questo dialogo e abbiamo iniziato un'analisi. Non abbiamo sottoscritto un documento contro la presidenza Pecorella, abbiamo scritto le cose che non andavano, non sono andate e che vogliamo vadano in futuro. Ma è una sorta di bocciatura di Pecorella alla fine. Certo, quando si giudicano i fatti probabilmente si riconoscono anche gli eventuali limiti. Quali sono le cose che non vanno, che non sono andate come magari vi auspicavate voi, associazioni ambientaliste? Noi ci auspichiamo quello che abbiamo sempre messo a disposizione dell'ente parco. Le associazioni lavorano su questo territorio con generosità
con impegno quotidiano e hanno nel loro agire quotidiano l'interesse del parco. Le associazioni sono cresciute sia dal punto di vista della loro capacità di sviluppare azioni di tutela, sto pensando alla gestione delle oasi, sto pensando ai progetti LIFE sul recupero delle tartarughe, sto pensando a quello che le associazioni hanno inizialmente fatto per attività innecessariamente importanti per il parco, che era l'apertura dei centri visite. La maggior parte dei quali è ancora chiusi. Esatto. Tutto questo le associazioni lo fanno in solitudine quando un ente parco non è capace di dialogo o di coordinarle. Ma noi le facciamo tutti i giorni a prescindere. Noi abbiamo il compito istituzionale di essere presenti, di favorire i cittadini in quella, come dire, ricerca di qualità ambientale. Lo dobbiamo fare a prescindere. Anche quando un ente parco ci ignora lo dobbiamo fare. Quando è arrivato Marco Lion, abbiamo aperto questo dialogo, abbiamo offerto questa opportunità a Marco Lion, al Consiglio Direttivo e quindi anche al Presidente Pecorella. Ecco, qualcuno dice che vi siete svegliati un po' troppo tardi. In questi 6 anni cosa avete fatto? Posso dirlo cosa ho fatto? Credo che giorno e notte io mi occupo del Parco Nazionale del Gargano. Giorno e notte, sottraendolo alla mia famiglia, alla mia professione. E se qualcuno dice cosa avete fatto, farebbe bene a interrogarsi cosa hanno fatto loro. Così come anche i sindaci si sono svegliati, secondo qualcuno, troppo tardi. Ieri per la prima volta, per esempio, a Cagnano Varano si sono riuniti davanti ad un tavolo, attorno ad un tavolo, tutti e 20 a Cagnano Varano. Credo, ha un significato simbolico questa riunione di credo ieri. Che oggi si può festeggiare anche con la bandiera del Parco Nazionale del perché, Gargano. Pazienza. Perché questo evento è importante, perché nel 93 a Cagnano Varano i sindaci, i cacciatori e gli allevatori bloccavano le strade contro il Parco Nazionale. Ieri invece i sindaci hanno dato una straordinaria dimostrazione di unità, di nuova sintonia con il popolo del Gargano. Ma perché solo ieri e magari non nel 2013 o nel 2014? Intanto perché magari oggi è anche la giornata di San Valentino e quindi c'è un gesto d'amore importante. Ma al di là di questo teatrino, che non è un teatrino importante, al di là di questo, perché i sindaci si svegliano ora? E perché in questi anni non c'è più l'interesse dei sindaci solo ed esclusivamente sull'edilizia, sul cemento, sulla rendita catastale. Oggi i sindaci hanno imparato che senza pianificazione, senza strumenti della pianificazione ambientale, senza programmazione verso i finanziamenti europei, senza la condivisione, senza l'approccio dal basso, non si può fare sviluppo, non si può fare tutela. E chi viene sul Gargano, anche quando viene per turismo, lo fa perché ama il Gargano, non ama le strutture di cemento armato. Ama i servizi, ama l'accoglienza. Adesso i sindaci parlano finalmente dopo 20 anni della via Francigena, dell'importante di creare sviluppo attraverso i cammini. Parlano di quello che non è stato mai fatto ed è scritto nei documenti del parco, di pianificare la gestione corretta delle zone umide marino-costiere per fare bene la gestione ambientale della risorsa ittica e della risorsa delle acque dolci, per fare bene l'agricoltura, per fare bene l'accoglienza del turismo estivo, per fare la destagionalizzazione. Questo fanno i sindaci, per questo ieri si sono riuniti a Cagnano e non hanno più bloccato la superstrada. Questo serie, è importante. Della serie meglio tardi che mai. Ma certo, pazienza, gli stessi sindaci si sono dati appuntamento a Manfredonia sabato 25 febbraio quando proporranno una terna di nomi da sottoporre a Emiliano e a Galletti. Non me li farà i nomi, ma come deve essere il nuovo presidente? Qual è il profilo del nuovo presidente secondo lei? Allora, io non credo che loro possano proporre una terna a Galletti. Di sicuro proporranno una terna e spero che la individuino secondo delle regole, scopriremo nelle prossime ore quali metodi intenderanno adottare per un profilo di presidente che oggi abbia questa possibilità di dare svolta alla svolta. Se ieri c'è stata una svolta, i sindaci dovranno trovare un presidente che porti avanti questa svolta. In più, la comunità dei sindaci non esaurisce la comunità del parco.
perché la comunità del parco, diceva la legge, prevede anche la presenza del presidente della regione Puglia e del presidente della provincia. Adesso il presidente della provincia, diciamo, ha perso una parte del suo valore, ma vedremo. Nella comunità del parco il presidente della regione deve sapere cosa pensano anche i sindaci, quindi fanno bene a dire ad Emiliano: guardi presidente, noi abbiamo interesse di concentrarci su questi tre profili, poi il presidente Emiliano con la sua struttura avvierà l'esplorazione con il presidente Galletti. Perfetto, pazienza, siamo in chiusura, lei ha in mano un'arancia, la cosiddetta arancia dell'amore, oggi è San Valentino, patrono degli innamorati ma anche patrono di una delle città più importanti del Gargano, Vico del Gargano, a chi la dedichiamo questa arancia del Gargano? Questa spremuta che ha un elisir particolare, a chi la facciamo bere? Io la farei bere insieme, magari ad un aperitivo, alla comunità del parco, all'ente parco, insieme e soprattutto a quelle associazioni, a quei ragazzi che hanno avviato questo straordinario dibattito con il manifesto per il Parco del Gargano, che sono risorse nuove che non bisogna assolutamente sottovalutare perché sono cresciute nonostante l'assenza di una buona politica del Parco del Gargano. Grazie a Gianfranco Pazienza, Lega Ambiente Gargano, grazie anche a voi gentili telespettatori che ci avete seguito, buona giornata.